Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare insieme a voi una maschera per il viso alla panna montata. Questa maschera è utile soprattutto nel periodo autunnale-invernale quando la pelle inizia a seccarsi e a screpolarsi e va bene anche perché appunto ha di per sé già la pelle secca, quindi questa maschera può farla tranquillamente una volta a settimana. Gli ingredienti per questa maschera sono solamente tre e sono semplicissimi: la panna montata, 2 cucchiai, poi un albume d'uovo e un cucchiaio di miele. Allora, la panna ci serve perché è un ottimo idratante e nutre la pelle in profondità. Il miele invece è emolliente, addolcente e anch'esso idratante. Invece l'uovo lo usiamo perché è tonificante e aiuta a lenire, quindi se abbiamo dei taglietti o la pelle troppo screpolata, l'uovo ci aiuterà. Allora, io qua sbatto leggermente l'uovo, l'albume, però poco, non tanto, perché non ci serve che sia montato. E poi, sempre qui, vado ad aggiungere il miele. Continuo a mescolare così il miele si scioglie. Ok, una volta mescolato vado ad aggiungere l'uovo e il miele alla panna e qui ne ho usati 2 cucchiai abbondanti. Aggiungo così e poi mescolo. Cercando di far diventare il composto abbastanza omogeneo. Allora, come vedete, il composto è pronto, è abbastanza omogeneo, quindi mi strucco e vado ad applicarlo. Perfetto, ora mi sono struccata e lo vado ad applicare con il pennellino. Posa 15 minuti, dopo lo sciacquo con acqua tiepida e asciugo per bene. Io ho sciacquato la maschera e la pelle è davvero molto idratata e la sento già meno secca, quindi io vi consiglio di farla almeno una volta a settimana, soprattutto adesso che arriva l'inverno un po' più freddo e quindi se state tanto, tanto fuori c'è la possibilità appunto che la vostra pelle si secchi o si screpoli. Io vi ringrazio per aver guardato il video. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Qui sotto vi lascio i link di tutti i miei social. Lasciatemi un like, un commento, condividete e alla prossima. Ciao!